Serena Dandini è stata l'ospite speciale della cerimonia di premiazione del premio Fondazione Carispac per la solidarietà, che quest'anno ha affrontato il tema della violenza di genere. Sono veramente onorata e ringrazio veramente la fondazione che mi ha invitato, perché questo centro antiviolenza Donatella Tellini è straordinario, come molti e tanti centri antiviolenza sul territorio italiano legati alla rete Dire sono gli avamposti, spesso in un deserto a volte, e vanno avanti e salvano veramente vite umane con molte difficoltà, spesso e volentieri con pochi fondi, a singhiozzo, e questo insomma lo sappiamo, non c'è bisogno che ve lo ripeta, voi lo sapete meglio di me come giornalisti, e quindi è importante, no? Mettere una bella luce, un bel riflettore, gratificare chi fa questo lavoro, e quindi sono felice di essere qua, anche all'Aquila devo dire che è sempre nel nostro cuore. La Fondazione ha scelto di conferire il riconoscimento all'Associazione Donatella Tellini, Centro Antiviolenza per le Donne dell'Aquila, con due menzioni speciali per il centro antiviolenza La Libellula di Sulmona e l'associazione Liberi per Liberare di Avezzano. A ritirare il premio per le aquilane è stata l'avvocatessa Simona Giannangeli. Davvero prezioso il lavoro svolto dal centro a favore delle donne. Un centro che, nonostante i pochi fondi, nonostante una sede a Collemaggio che ancora non ha, continua a fare un lavoro prezioso, incessante, sempre a fianco delle donne. La commissione che assegna questo riconoscimento ha riconosciuto la importanza di chi si impegna con forme associative per sostenere le donne vessate, per sostenere le donne vittime, per sostenere le donne colpite dalla violenza. E quindi noi oggi pomeriggio ringraziamo anche Serena Dandini di essere qui con noi. Daremo questo riconoscimento innanzitutto all'Associazione Donatella Tellini, che è particolarmente impegnata nel sostegno alle donne. Sì, oggi è un riconoscimento molto importante. La Fondazione Carispac ci riconosce autorevolezza di un percorso e ci riconosce la storia, un pezzo di storia di questa città che il Centro Antiviolenza dell'Aquila ha segnato in 10 anni di attività. Quindi è un momento molto alto per noi, molto prezioso, perché testimonia il fatto che 10 anni di pratica, comunque tenace, ostinata da parte di tutte noi, ha dato risultati, soprattutto per le donne.